Sì, grazie per l'invito. Credo che sia molto importante in questo periodo dibattere di questo comma 3 dell'articolo 116, perché come adesso avrete modo di capire questa mattina, ma non soltanto con il mio intervento, ma anche con gli interventi del professor Villone, Giannola e anche di Esposito che si legano molto alla mia presentazione, avrete modo di capire quanta poca trasparenza e quanta poca informazione c'è verso questa riforma, che non è, lo dico subito, una riforma parziale, non è una questione amministrativa, ma potrebbe essere davvero una riforma di sistema con tutta una serie di pericoli e tra questi pericoli ci sono quelli evocati anche dal professor Parsi che io condivido totalmente. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di comma 3, articolo 116 della Costituzione, che prevede per tutte le regioni a statuto ordinario in Italia di attivare ulteriori forme di autonomia in alcune materie, tramite intesa, attenzione a queste parole che sto utilizzando, tramite intesa e con una procedura di legge rinforzata, cioè ci vuole una maggioranza assoluta. Allora, primo punto, questo comma 3, articolo 116, è stato introdotto nel 2001, quindi prima del 2001 la possibilità del regionalismo differenziato in Italia non c'era. Nel 2001 c'è stata una riforma molto importante nel nostro Paese, una riforma costituzionale importantissima perché ha cambiato tanti articoli della Costituzione, dal 114 al 133, che è la seconda parte della Costituzione che ha a che fare con le relazioni, anche finanziarie, fra i livelli di governo in Italia, che sono lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, articolo 114. Nell'ambito di questo cambiamento delle relazioni finanziarie si è introdotto questo comma 3, che prevede quindi ulteriori forme di autonomia per tutte le regioni a statuto ordinario. Ok? 2001, fino al 2001 ad oggi non si è mai parlato di questo comma 3 articolo 116 e devo anche dirvi che tra noi studiosi di scienze delle finanze e di economia pubblica non ce ne siamo mai occupati perché l'avevamo sempre considerato una cosa un po' messa lì, scritta sull'onda del fatto che era quello un periodo in cui c'era Bossi che voleva, fra virgolette, la secessione. Dopodiché però quello che è successo è che sostanzialmente, ecco, poi questo è un altro punto, attenzione, questa è una possibilità prevista solo per le regioni a statuto ordinario. E tenete conto che in Italia, oltre alle regioni a statuto ordinario, abbiamo le regioni a statuto speciale e queste regioni a statuto speciale che noi abbiamo in Italia, a loro volta, tra di loro, si differenziano molto, sia per le materie, sia per le modalità di finanziamento. Quindi noi in questo momento in Italia abbiamo regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale tra di loro molto diverse. Se portassimo avanti questo processo, ci sarebbero ulteriori forme di differenziazione nella differenziazione. Quindi sostanzialmente un terzo tipo di regioni, che alcuni noi studiosi chiamiamo così tra di noi, un po' scherzando, un po' perché non sappiamo come chiamarle, regioni potenziate, e attenzione, la natura poi di questo cambiamento, diciamo il nuovo statuto, diciamolo così, di queste regioni a statuto potenziato è una natura pattizia, perché siccome devono procedere tramite un'intesa fra il governo e la regione, la natura pattizia significa che sono due che si mettono d'accordo, come è avvenuto nel passato per le regioni a statuto speciale, ed è molto difficile tornare indietro, perché è come un patto tra due, quindi poi entrambi, qualora si volesse tornare indietro, devono essere d'accordo. Ma non mi dilungo su questo tema perché questo è un tema molto caro al professor Villone e so che poi sicuramente farà degli approfondimenti. Allora, come siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto in una maniera piuttosto, diciamo, come dire, bizzarra. Nel senso che noi abbiamo avuto di fatto, diciamo, possiamo già fare una sorta di schema temporale in cui abbiamo tre fasi. Abbiamo una prima fase, diciamo così, che è stata quella dei famosi referendum, quelli del novembre, ottobre 2017, due referendum, uno in Lombardia, uno in Veneto ha avuto più successo, eccetera, eccetera. E poi appunto anche la Regione Emilia che si è attivata, insomma tutta questa prima fase di richieste che ha portato ad una firma di un preaccordo durante
il governo Gentiloni. Per l'esattezza, però, questa firma è avvenuta 4 giorni prima della scadenza della legislatura, cioè sostanzialmente in una situazione in cui avevamo un governo che doveva essere, come dire, diciamo, incaricato soltanto a questioni ordinarie, si firma un accordo molto importante, che però viene, diciamo, taciuto, non c'è informazione, nel dibattito non lo sa nessuno, tra il governo Gentiloni e queste 3 regioni. E c'è un testo che possiamo conoscere, un testo dove, attenzione, le competenze non sono su tutte le 23 ammissibili, sono su 5, quindi l'ambito di competenze è molto limitato, ma in quegli accordi c'è una cosa molto grave, cioè già in quell'accordo di febbraio si diceva che il finanziamento di queste 5 materie, qualora fossero passate le regioni, doveva avvenire sulla base del gettito di quei territori. Un federalismo al contrario, sostanzialmente, un federalismo in cui si decideva di dare più risorse a questi 3 territori, proprio perché il gettito di questi 3 territori è molto elevato. Tenete conto che queste 3 regioni in Italia valgono il 40% del PIL. Dal mio punto di vista è stata una cosa gravissima, ha aperto la strada a tutto quello al quale stiamo assistendo in questo periodo, tant'è che la ministra Stefani, non perdo occasione di dire, ma che problema c'è, noi ci stiamo muovendo come aveva già fatto il governo Gentiloni. E proprio quell'accordo aveva poi suscitato nell'estate un enorme dibattito, un dibattito soltanto da parte di alcuni, che per fortuna poi sono riusciti a sollevarlo, di secessione dei ricchi. Okay? Proprio in quell'estate Viesti e professor Villone si sono messi a scrivere sui giornali portando all'attenzione questa situazione del fabbisogno legato al gettito, che non si era mai visto, okay? non era mai stato scritto. Dopodiché, appunto, ci sono le nuove elezioni, 4 marzo, okay? Quindi nuova maggioranza, e attenzione, il regionalismo differenziato è un punto del contratto di governo. Quindi lo scorso dicembre il governo aveva già fatto una sorta di cronoprogramma, e all'inizio di febbraio sembrava che tutti i giochi erano fatti, anche se i giochi erano fatti sulla base di testi che nessuno conosceva. Sicuramente noi studiosi non li conoscevamo, e a un certo punto tra noi studiosi, in maniera clandestina, cominciano a circolare dei testi che effettivamente erano molto estremi. Ridevamo tra di noi, li definivamo un po' la bozza Trump, cioè erano talmente estremi nelle richieste che sembrava quasi incredibile. Dopodiché però, il 25 febbraio sono comparsi sul sito del Ministero degli Affari Regionali una nuova versione, un po' più soft rispetto a quelle Trump che avevamo letto, e soprattutto molto circoscritti soltanto su una prima parte. Quindi adesso quello di cui io vi parlerò è su queste bozze concordate, diciamo così, che sono comparse sul sito il 25 febbraio, che si compongono di 8 articoli, e l'articolo 5 è quello che ha a che fare con le risorse finanziarie, ma poi effettivamente circolano altre versioni più lunghe, dove c'è tutta la seconda parte delle materie, ok? Circolano, non si sa quanto c'è di ufficio, perché in teoria, da quello che abbiamo anche sentito nelle audizioni in queste settimane dalla ministra Stefani, ci sono già dei testi più avanzati rispetto a questi del 25 febbraio, ma noi, diciamo, che ci occupiamo, che studiamo questo tema, non le abbiamo ricevute, ok? Quindi io sto parlando rispetto a quello che è pubblico, ok? La fase attuale quindi è caratterizzata da questa procedura di audizioni che si stanno tenendo nelle 2 commissioni in Parlamento, e diciamo sulla base di queste audizioni anche noi studiosi stiamo acquisendo un po' di informazioni sullo stato, diciamo, di avanzamento di questa trattativa a 2 regioni da una parte e governo dall'altra. Ok, allora, quali sono le questioni che, diciamo, vanno affrontate, che io ovviamente qui non posso trattare tutte, perché poi questo compito lo avranno anche i miei relatori. Allora, le questioni sono tante, quindi le materie 23, le massime ammissibili sulla base del secondo comma dell'articolo 113, attenzione, materie che non coincidono con le funzioni, perché nell'ambito delle materie si possono poi ritagliare le funzioni, ok? Per cui nel caso della Regione Lombardia,
ad un convegno che ho organizzato io in Università Cattolica, l'assessore Galli ha detto che in questo momento in Lombardia sono arrivati ad un elenco di 121 funzioni. Ok, quindi la Lombardia sulla carta ha chiesto 20 materie, ma sulla base di quello che abbiamo sentito dall'assessore Galli si tratterebbe di 121 funzioni, perché all'interno di ogni materia ci sono poi varie funzioni che si possono acquisire o che si possono invece lasciare allo Stato. C'è tutto il tema della procedura, di cui io non parlerò, ma la procedura è l'intesa. Cosa significa intesa? Perché c'è questa analogia con l'articolo 8 della Costituzione, ma poi il professor Villone ve ne parlerà. E poi quindi il tema del ruolo del Parlamento in questa, riforma. Ma gli altri due temi molto importanti, che sono i due temi di cui io adesso vi parlerò in maniera un po' più approfondita, sono le motivazioni, cioè su che base queste regioni hanno chiesto di attivare l'articolo 3, cioè sono motivazioni ammissibili, ragionevoli, ci convincono oppure no, e poi ovviamente la questione delle risorse. Ora, le materie appunto vi ho già sostanzialmente detto abbastanza, si tratta di 23 materie nel caso del Veneto, 20 per la Lombardia, un po' di meno, 10 per l'Emilia Romagna, ma insomma sostanzialmente si tratta di tanta roba. C'è un giurista, un collega nostro molto bravo, che ha scritto questo articolo molto interessante in cui parla proprio di una bulimia di queste regioni, perché hanno chiesto tutto quello che si poteva chiedere, svuotando quindi molto i poteri dello Stato, perché qui in realtà una questione che dobbiamo veramente mettere a fuoco e che va incontro anche con quello che diceva poco fa il professor Parsi: che processo è questo qua? È un processo che potrebbe mirare legittimamente a valorizzare delle specificità territoriali, quindi una differenziazione che è qualcosa di positivo, no? Qualcosa che introduce dinamismo, attiva lo sviluppo, favorisce le politiche territoriali, o invece è un'altra cosa, cioè un processo che mira a valorizzare l'autonomia delle regioni, ma in senso politico, come appunto il professor Parsi teme, ok? E questa eccessiva bulimia, dal mio punto di vista, mi fa propendere per appunto l'idea che qui è qualcos'altro, non è semplicemente una questione di potenziare delle differenziazioni che possono essere benefiche per il sistema economico nel suo complesso. Allora, detto quindi, chiusa ancora una volta la questione delle materie, vediamo proprio sulle questioni delle motivazioni, che ovviamente, poiché io sono un economista, queste motivazioni le devo affrontare dal punto di vista dell'economista, quindi a me stanno a cuore le questioni redistributive, la questione della redistribuzione delle risorse fra i cittadini e le regioni, e la questione di efficienza. Allora, cosa significa questione redistributiva? Beh, insomma, alla base di questa richiesta c'è questo, fra virgolette, malcontento di queste tre regioni, in particolare due, che sostengono di dare molte più risorse allo Stato rispetto ai benefici che ottengono, cioè la questione del residuo fiscale, di cui credo poi il professor Giannola vi dirà a lungo, perché ha fatto tanti studi. Ora, qui io appunto non mi voglio dilungare su cos'è il residuo fiscale, cosa significa, eccetera, eccetera, però devo dire che non è nulla di sorprendente, perché questo è il vecchio cavallo di battaglia, è il tema identitario della Lega dagli anni 90. Io ho iniziato a studiare questo tema, quando ho iniziato ad interessarmi di questo tema con un collega della Cattolica, con il professor Bordignone, perché nel 2000, prima elezione di Formigoni con l'elezione diretta, aveva fatto tutta questa campagna elettorale col 70-15-15, cioè tutta la sua prima campagna elezione diretta del governatore 70-15-15, che non erano ovviamente misure di concorsi di bellezza, ma era 70 delle risorse ce li teniamo noi lombardi, 15% li diamo allo Stato, 15% alla perequazione. E poi si è andati avanti sempre così, perché dimmi se sbaglio, anche Maroni a un certo punto, cioè in corso Buenos Aires c'era tutto questo striscione sul residuo fiscale e le risorse. Quindi qui nulla di nuovo. La questione redistributiva, la questione, la motivazione per cui noi diamo allo Stato molto molto di più rispetto a quello che teniamo, è una questione identitaria vecchia della Lega, ma non solo.
Ora, la letteratura economica cosa dice su questo tema della redistribuzione? Non è un tema che la letteratura ha sottovalutato, tutt'altro, perché nella letteratura del federalismo fiscale, per esempio, ci sono molti studi intorno alla fine degli anni 90 che si legano molto ad una lettura politologica che faceva poco fa il professor Parsi. Per esempio, c'era stata tutta questa letteratura sul breakup of nation, ok? E lì si spiegava il breakup sulla base proprio di conflitti redistributivi, cioè si diceva laddove ci sono dei divari territoriali molto elevati, come è il caso italiano, allora questi conflitti, queste tendenze secessionistiche possono emergere più facilmente e quindi c'è il breakup, ok? Proprio la letteratura dice dove sono molto forti i divari territoriali, come è la situazione italiana, è molto più facile che emergano queste tendenze secessionistiche. E poi c'è dentro questa letteratura una sottobranca di letteratura sul federalismo asimmetrico che dice attenzione, se queste tendenze secessionistiche sono molto forti, allora forse il federalismo asimmetrico potrebbe essere, diciamo, una buona modalità per calmare questo desiderio di andarsene, ok? Allora, la seconda motivazione, quindi accantono la motivazione su questioni redistributive, quindi conflitti redistributivi tra territori che spiegano questa domanda di regionalismo, e passa alla seconda motivazione. La seconda motivazione è che se facciamo da soli siamo più efficienti. Ora, l'efficienza non è un tema nuovo, anche l'efficienza è un tema vecchio nella letteratura sul federalismo fiscale, perché tutte le riforme che sono state fatte in Italia verso il decentramento, riforme partite all'inizio degli anni 90, sono riforme dettate dal fatto che decentrando il sistema economico può diventare più efficiente. E perché? Perché i governi locali sono più capaci di offrire servizi pubblici locali corrispondenti alle preferenze dei cittadini rispetto ai beni pubblici locali e alla tassazione, perché si innesca un po' di sana competizione, perché si fanno delle sperimentazioni. Insomma, la letteratura sul federalismo fiscale enuclea tutta una serie di vantaggi che sotto determinate condizioni può avere il federalismo e il decentramento. E appunto, ripeto, non è nulla di nuovo. Ma qui la questione è un'altra. Qui la questione è totalmente un'altra. Cioè, perché rispetto a queste 23 materie, la Lombardia, il Veneto e, diciamo, l'Emilia dovrebbero essere più efficienti rispetto alla Liguria o rispetto al Piemonte? Perché qui la declinazione dell'argomento efficiente fa, fatemelo dire, acqua da tutte le parti, perché intanto anche nelle stesse bozze la motivazione è veramente così un po' scarna. Ma a me colpisce molto aver letto in documenti anche, diciamo, importanti, istituzionali, quello di Opolis dice che questa richiesta è stata motivata sulla virtuosità del territorio, sulla diversità sociale. Ora, Vittorio mi conosce da tanto tempo, io sono siciliana, vivo qui da tanto tempo, sono sposata con un bergamasco, così ho il passaporto nel caso in cui si dovesse fare il muro, ma io la diversità sociale dei lombardi non l'ho mai percepita, diciamo. Quindi però Eupolis dice che c'è una diversità sociale dei lombardi. Poi Zaia non finisce mai di ripetere in tutte le audizioni che dovete darci di più, perché in questo modo possiamo massimizzare. Ah, ok, scusate, sì. Perché vedo questo? Perché possiamo massimizzare la prova di efficienza, ok? Come facciamo a massimizzare questa prova di efficienza è abbastanza, diciamo, discutibile, ok? Allora, sul tema dell'efficienza io voglio, come dire, soffermarmi, perché secondo me è un tema cruciale. Cosa significa efficienza? Cioè, soltanto quindi le regioni efficienti, virtuose, devono adire a questa possibilità del comma 3, articolo 116, e le altre regioni come decidiamo che non sono efficienti? Cioè, adesso la richiesta della Liguria che si sta facendo avanti, come la trattiamo, come la gestiamo? Ma poi cosa significa efficienza? Pensiamo al caso dell'istruzione, perché la regione Lombardia vuole l'istruzione. Cosa significa efficienza in istruzione? Significa, fare, diciamo, un cambiamento nell'offerta formativa?
Non lo sappiamo. Significa che sono in grado di fare risparmi, cioè tagli, e poi danno queste risorse ad altre competenze? Ci piacerebbe saperlo. Allora, perché io credo che sia importante il tema dell'efficienza? Perché dobbiamo chiarirci onestamente le idee su cosa intendiamo con efficienza, e quindi vanno definiti i criteri, vanno definiti preventivamente i criteri di questa differenziazione, e vanno definiti da parte dello Stato i criteri per accettare questa differenziazione. Io credo che questa operazione, prima ancora dei fabbisogni standard, perché si parla, diciamo, tanto e troppo dei fabbisogni standard, ma prima dei fabbisogni standard chiariamo quali devono essere questi criteri da parte delle regioni per fare domanda, da parte dello Stato per ricevere queste domande, perché se non facciamo chiarezza su questa questione, dal mio punto di vista, per come la vedo io in questo momento, questa riforma può avere due strade. Una strada è una discussione all'infinito per anni, cioè non si va da nessuna parte perché non ci sono elementi per incontrarsi e discutere da una parte le regioni, da una parte lo Stato, cioè si può andare avanti all'infinito perché non c'è la base della discussione, ok? Oppure scenario numero due, che siccome c'è una maggioranza politica, quindi uno scenario dettato da questioni politiche, una maggioranza politica in Parlamento molto forte, la riforma si approva e finisce. Ma poi io mi chiedo cosa succederà quando altre regioni, che ne so la Campania, attiveranno questa richiesta. Quale sarà poi a quel punto il grado di conflitto che si viene a creare non solo tra le regioni, ma poi tra lo Stato e un'altra regione? Adesso invece, mi avvio poi verso la conclusione, trattiamo del tema delle risorse, e qui brancoliamo nel buio, nel senso che parliamo di cose che, boh, chissà che cosa succederà. L'unico riferimento è questo articolo 5 di questi accordi nella versione concordata che abbiamo sul sito del Ministero. Allora, la questione delle risorse non è per niente una questione semplice, perché punto numero uno, come quantifichiamo queste risorse? Da dove partiamo? Da quale bilancio? Da quale spesa? I fabbisogni, la spesa standardizzata, la spesa storica, la media della spesa storica, la spesa dell'ultimo anno, eccetera. Ma poi come realizziamo questo trasferimento di risorse dal bilancio dello Stato al bilancio delle regioni? Quindi il tema dell'aliquota di compartecipazione, quali tributi bisogna compartecipare, i trasferimenti, eccetera. E poi ovviamente poi il tema di come, diciamo, assicurarci che anche queste regioni un minimo partecipano alla perequazione regionale. Allora, perché è importante e nello stesso tempo come procediamo? Non ci sono stime, non ci sono dati, ok? Cioè, sostanzialmente noi abbiamo 23 materie che potrebbero essere 121 funzioni, ma a quanto ammontano non lo sappiamo, perché bisognerebbe fare tutta un'operazione di raccordare le voci di bilancio per ogni funzione a delle spese, ma ripeto, poi quali spese? Okay? Non è un'operazione semplice, perché sono 121 funzioni, ma magari alcune sono funzioni amministrative e quindi non impattano in termini di trasferimento di risorse, ma altre sì, come ad esempio l'istruzione, perché in effetti in questo momento la vera partita è proprio sull'istruzione. E allora, per avere un po' di contezza sulla posta in gioco, cosa significa l'istruzione? Significa che l'istruzione in questo momento in Italia costa allo Stato, che quindi l'istruzione è una spesa statale, 45 miliardi. Di questi 45 miliardi la spesa in istruzione in Lombardia è intorno ai 6 miliardi, in Emilia e in Veneto è poco più di 3 miliardi. Ovviamente non si possono dare tutti i 6 miliardi, parte di questa spesa rimane a livello centrale, per cui alcuni parlano intorno ai 4 miliardi e mezzo in Lombardia e poco meno di 3 miliardi in Veneto e diciamo in Emilia. Ma queste cifre rispetto al bilancio regionale che quota sono? Allora, così un po' di numeri. In Lombardia in questo momento la spesa regionale è circa 25 miliardi. Qui è 25 miliardi, voi sapete che la quota più importante è la spesa sanitaria. Quindi rispetto a questi 25 miliardi sarebbe un passaggio di grosso modo 5 miliardi. Ok? Poi la Lombardia ha 35 miliardi di gettito IRPEF, tantissimo ovviamente, e 37 miliardi di IVA.
l'Emilia e il Veneto sono molto simili, hanno circa 10 miliardi di spesa e hanno IRPEF intorno ai 14 miliardi entrambi, invece il Veneto ha un po' più di IVA rispetto all'Emilia. Ora, detto questo, quali dovrebbero essere i riferimenti normativi giusti di questo articolo 5? E anche questo è un punto molto importante che nel dibattito nessuno porta avanti. I riferimenti normativi dovrebbero essere questi tre che io vi ho segnato, cioè l'articolo 119 della Costituzione, la legge 42 e soprattutto questo decreto legislativo 68-2011 che non compare mai. Quindi questa è un'altra cosa che io veramente da studiosa trovo quasi pazzesco, cioè tu devi disegnare una nuova modalità di finanziamento del fisco regionale ma quello lì te lo dimentichi che già esiste. Cosa significa? Cerchiamo di fare ordine. Significa che, come vi dicevo poco fa, nel 2001 è stata cambiata la Costituzione e l'articolo 119 è importante perché disciplina le modalità di finanziamento dei governi locali. 2001, ci sono voluti un po' di anni per dare attuazione a questo articolo 119, quindi c'è stato questo decreto legislativo molto importante, il 42-2009, che ha previsto una serie di decreti sul fisco municipale, sui fabbisogni standard, sulla perequazione infrastrutturale e in particolare ha previsto per le regioni un decreto importantissimo che è il decreto 68-2011. Che a sua volta all'interno di questo decreto c'è l'articolo 14 che dovrebbe dire come normare questo terzo comma dell'articolo 116. Cioè sostanzialmente il decreto sul fisco regionale 68-2011 ha un articolo che è il 14 che dice come dovrebbe diciamo andare questo comma 3 dell'articolo 116 di cui stiamo parlando e dice attenzione deve essere conforme anche all'articolo 119 dove l'articolo 119 dà l'obbligo allo Stato della perequazione che non è una mera ridistribuzione di risorse ma perequare significa ridurre i divari. Bene, lo ripeto, questo decreto legislativo 68-2011 non viene mai citato, non è stato citato negli accordi di Gentiloni e non lo trovate in queste tre leggi. Quindi la domanda che ovviamente noi come studiosi ci facciamo è ma perché non l'hanno citato? E la risposta probabilmente è perché hanno in mente un altro modello. E quindi la risposta potrebbe essere che, diciamo, se questa riforma andasse in porto diciamo secondo le loro richieste noi avremmo in Italia le regioni a statuto speciale che hanno modalità di finanziamento molto particolari, regioni a statuto ordinario, decreto legislativo 68 che però in questo momento non è stato ancora attuato e questo ora lo dirò, e le regioni a statuto speciale ordinario e potenziato. Ora però qui qual è il punto? Il punto è anche questo. Che in effetti questo decreto legislativo 68-2011 è stato un decreto, scusate il termine, un po' sfigato, nel senso che è in una fase di stallo. C'è un cantiere aperto e siamo all'anno zero, non si è ancora fatto nulla. Ok? Quindi questo decreto sul fisco regionale, che deve ad esempio prevedere la stima dei fabbisogni standard, delle nuove modalità di finanziamento, è fermo. Ok? Non è stato fatto nulla. Tant'è che diciamo nelle audizioni che in questo momento sono state fatte tipo a Tria e a Stefani e anche a Giorgetti hanno un po' fatto una sorta di roadmap su questo decreto legislativo 68, quindi c'è una proroga, adesso è stato fatto un tavolo tecnico, diciamo la commissione dei fabbisogni standard si sta mettendo a lavorare per stimare questi fabbisogni eccetera. Okay? Quindi diciamo è un cantiere aperto. Allora probabilmente qui c'è una questione importante, cioè io mi sono anche chiesta ma perché queste regioni sono partite così velocemente su questa storia dell'autonomia? Perché dobbiamo anche dircelo, in questi anni il federalismo fiscale in Italia si è un po' fermato, ok? Cioè con la riforma del titolo quinto, poi con tutta una serie di interventi, sia le regioni sia i comuni avevano avuto margini di autonomia. A un certo punto tutto si è bloccato. Si è bloccato per due motivi. Motivi di ordine tecnico-politico, cioè ci sono stati un po' di problemi con i fabbisogni standard per i comuni.
di cui poi Esposito vi racconterà, ma soprattutto è intervenuta la crisi economica, cioè una crisi che in Italia noi non avevamo mai avuto, eccetera. Questa crisi ha fatto sì che lo Stato, ma questo non è successo soltanto in Italia, è successo in Spagna, è successo in Germania, eccetera, ha implicato la necessità, insomma, lo Stato ha riportato, diciamo, il controllo della finanza locale a livello centrale. Quindi sono stati soffocati tutti i margini di autonomia che regioni e comuni avevano ottenuto, ma soprattutto poi hanno, diciamo, come dire, obbligato questi governi locali a fare numerosi tagli, patti di stabilità interna, la legge rinforzata, eccetera. E se andate a guardare i numeri, effettivamente il contributo maggiore a tutta questa operazione di consolidamento di finanza pubblica che c'è stata è stato dato, questi sono dati anche dell'Ufficio parlamentare di bilancio, delle varie commissioni, è stato dato dai governi locali e regionali, che poi ha avuto anche come impatto il calo della spesa per investimenti, perché se tu devi tagliare, poi la spesa che taglia gli investimenti è parte della spesa corrente, non la puoi tagliare. Per cui io mi chiedo, probabilmente, siccome è tutto fermo, queste tre regioni probabilmente hanno deciso di fare questa fuga in avanti, ok? Di ritagliarsi un percorso alternativo, una nuova strategia. Però io mi chiedo, diciamo, in un momento in cui c'è un cantiere aperto, di cui non sappiamo che cosa succede, perché non abbiamo ancora idea, ma che senso ha aprirne un altro, dove comunque poi, diciamo, i due temi si devono interfacciare. Cioè a me sembra molto azzardato aprire questo grosso cantiere, intanto che dall'altra parte ancora dobbiamo, come dire, fare tutti i passi giusti, insomma. Allora, mi avvio alla conclusione. Qui c'è tutto il tema, diciamo, poi del comma 5 del finanziamento, ok? Ed è un comma 5 piuttosto lungo, non è complesso, ma insomma si parla di una commissione, questa compartecipazione, spesa storica, fabbisogni standard. Siccome sono tutti temi di cui sono certa che poi sia il professor Giannola e il professor Esposito diranno altre cose, fatemi soltanto dire una cosa importante per farvi capire come questo comma 5 non sta in piedi, e l'ho anche detto candidamente il ministro Tria in audizione. Perché non sta in piedi? Perché tiene insieme due vincoli che non si possono parlare insieme, ok? Cioè sostanzialmente dice che ci deve essere la tenuta dei conti pubblici, cioè non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica, e questo è scritto nelle bozze, ok? Però c'è la questione degli elementi distributivi tra i territori, perché il punto è, queste regioni vogliono questa richiesta perché non sono contenti di questa redistribuzione delle risorse, no? Che era quello che vi dicevo prima. Ma domanda, in presenza di un vincolo di bilancio, proprio perché lo dice questo stesso, gli dicono gli accordi, ogni risorsa in più destinata per una finalità o soggetto, cioè la regione, rispetto allo scenario base implica minori risorse. Questo è proprio il principio di compensazione che vale in questo momento nella finanza pubblica. Devi, diciamo, a fronte di ogni nuova spesa devi dire l'entrata, a fronte di un cambiamento nel meccanismo redistributivo devi dire cosa cambia, ok? Ma l'aspetto più importante è la dinamica, ok? Perché noi abbiamo una situazione che possiamo, diciamo, tranquillamente sistemare da un punto di vista tecnico all'anno zero, cioè nel 2020. Ma poi dopo che succede? Ed è qui che arrivano i problemi, o meglio, non i problemi, le incongruenze e le contraddizioni. E per farvi capire cosa si intende, uso un esempio molto ben fatto che ha fatto recentemente l'Ufficio parlamentare di bilancio. Cosa significa? Significa che, per esempio, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha stimato la dinamica della spesa in istruzione in Lombardia, in Veneto e in Emilia, e poi nello stesso periodo storico 2013-2017 ha visto la dinamica dell'IVA, ok? Quello che succede è che la spesa cresce meno rispetto ovviamente all'IVA, ok? Quindi l'IVA è andata 18 punti percentuali più in alto rispetto alla spesa in questo periodo. Nel Veneto un po' di meno, ma insomma c'è una differenza, 9 punti, e invece in Emilia abbiamo una differenza di 6 punti. Cosa significa questo aspetto della dinamica? Significa che se noi per esempio nel 2013 avessimo fissato l'aliquota di compartecipazione per tenere conto della spesa storica o del fabbisogno nel 2013, poi siccome il gettito cresce di più rispetto alle entrate, la regione ovviamente si prende più risorse, l'IVA, ok? Cioè significa che quindi potrebbero, e questo è previsto nel comma 5,
beneficerebbero di più risorse IVA, ma risorse che ovviamente, diciamo, avrebbero potuto essere destinate dallo Stato ad altre finalità. Ok? Ma non è l'unica questione se pensiamo all'IVA, pensiamo alle clausole di salvaguardia. Qualora lo Stato dovesse, diciamo, attivare queste clausole per operazioni di contenimento dei conti pubblici, a queste regioni arriva maggior gettito, ma chi se le prende, lo Stato o rimangono sui territori? Allora, sostanzialmente, io qui ovviamente avevo fatto diciamo più cose, ma chiudo. Fatemi dire soltanto una cosa: io sono molto preoccupata di questo processo e credo che poi altri relatori evidenzieranno tutte le incongruenze, perché se, diciamo, dovessimo essere onesti, in Italia abbiamo tre emergenze, che sono la poca crescita, il debito pubblico elevatissimo e ovviamente dei divari territoriali che sono un unicum. Ok? Allora, in una situazione come questa, avventurarsi in una riforma dove, come avete visto, la questione redistributiva c'è, proprio perché c'è quel vincolo dell'invarianza, allora io mi chiedo se è veramente una cosa saggia avventurarsi in un'operazione di questo tipo, anche per il tema della disuguaglianza. Cosa voglio dire? Mi hanno colpito moltissimo le dichiarazioni, fra virgolette, tranquillizzanti che fanno, diciamo, gli esponenti di questa maggioranza. E le dichiarazioni tranquillizzanti sono che non dobbiamo preoccuparci perché non sarà peggiorativa la situazione delle altre regioni, ok? Beh, insomma, questa dichiarazione non mi tranquillizza per niente, perché in una situazione come quella attuale di enormi divari, dire che facciamo una riforma per non peggiorare una situazione che non peggiora, anziché mi dica non peggiora una situazione come quella attuale, io, diciamo, onestamente, da cittadina non mi sento di, come dire, appoggiarla. Ecco, basta.